Ben ritrovati a tutti sulla Voce di Novara. Siamo di nuovo qui con voi dopo la breve pausa delle vacanze di Pasqua e siamo a commentare la notizia che in queste ore, diciamo nelle ore del weekend pasquale, ha un po' lasciato a bocca aperta tutti quanti. E siamo stati tra i primi a parlarne, poi ne stanno parlando un po' tutti. E una notizia che non avremmo mai voluto dare, ovviamente, cioè quella di una pessima figura che la nostra città ha fatto proprio intorno all'evento che invece avrebbe dovuto e che speriamo possa ancora caratterizzare questi mesi di vita culturale di Novara. Cioè stiamo parlando della grande mostra di Gaudenzio Ferrari, una mostra promossa dalla Regione Piemonte, articolata sul territorio, quindi con caratteristiche molto peculiari che ne fanno un evento unico. Ecco, come sapete, perché lo abbiamo scritto, nella giornata di domenica, nonostante di domenica di Pasqua, nonostante tutti gli annunci dati in questo senso, la mostra Novara è rimasta desolatamente chiusa, con una pessima figura, appunto della città e dell'organizzazione, di tutti quanti, di fronte al fatto che molti turisti, molti visitatori da Novara e non solo, si sono avvicinati domenica in giornata al Broletto e lo hanno trovato desolatamente chiuso. Noi alcune spiegazioni le abbiamo date, abbiamo sentito alcune voci dal Palazzo Comunale già nella giornata di ieri, oggi ne abbiamo ascoltate altre, le approfondiamo ancora questo argomento. In sostanza non ci sono scuse, è capitato una cosa che non doveva assolutamente capitare, cioè che l'ufficio preposto alla gestione dello spazio museale del Broletto, cioè l'ufficio musei, ha dato per scontato che la domenica di Pasqua fosse una domenica di riposo, fosse una giornata di riposo e non ha tenuto conto di un accordo contrattuale, di una convenzione che il Comune di Novara ha firmato con la Regione Piemonte che prevedeva appunto l'apertura nel giorno di Pasqua, cosa che è infatti regolarmente avvenuta anche nelle altre due città sedi della mostra, Vercelli e Varallo, che hanno beneficiato, guarda caso, del fatto che chiuso Novara, molti turisti hanno pensato bene di deviare la propria direzione di marcia nei confronti delle vicine città, che pure ospitano una parte della mostra. Si possono dire molte cose su questo aspetto, si può cercare una giustificazione, almeno una comprensione rispetto al fatto che anche gli operatori dei musei hanno diritto al riposo festivo, al riposo, a stare con le loro famiglie il giorno di Pasqua. Tutto vero, c'è un punto però che questa situazione sembra ingovernata ed è questa la cosa che lascia un po' più sconcertati, perché tutti quanti, tutti quelli che abbiamo sentito rispetto a questo fatto accaduto sono un po', come si dice a Novara, venuti giù dal pero, cioè sono rimasti, hanno denunciato tutta la loro impotenza di fronte a questa situazione. È questo che lascia un po' sconcertati, perché il fatto che nell'amministrazione comunale sia lo stesso sindaco a detenere la delega sulla cultura dovrebbe in un certo senso garantire il massimo del controllo, il massimo appunto del governo delle situazioni, non c'è nessuna delega, c'è direttamente il sindaco che se ne deve occupare. E così purtroppo non accade, ma anche per un motivo molto semplice, che nessuno, nemmeno il sindaco Canelli, è dotato della bilocazione, è dotato del raddoppiamento della personalità, è uno e quelle cose, quelle ore al giorno ha a disposizione. Questo però dovrebbe essere qualcosa che fa riflettere, in particolare quando si verificano poi queste situazioni. Siamo in una fase in cui l'amministrazione deve subire un rimpasto per motivi contingenti, le dimissioni di un assessore, beh, forse questa potrebbe davvero essere l'occasione perché il sindaco prenda in considerazione l'ipotesi di affidare una delega alla cultura e di smetterla di pensare di essere un superuomo. Tutti sono limitati, tutti hanno 24 ore in una giornata, tutti hanno un cervello, due mani, due gambe. Ci pensi, sindaco, così magari forse la prossima volta eviteremo delle figure pessime come quelle che sono accadute in questa domenica di Pasqua. Ci risentiamo domani alla stessa ora sulla Voce di Novara.